Una buona serata e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che, come di consueto, apriamo con i numeri odierni dell'emergenza Covid nella nostra regione. Sono infatti 87 di età compresa tra 2 e 84 anni i nuovi casi positivi registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 78.728 casi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 2.525. 122 sono i guariti odierni. Gli attualmente positivi, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, guariti e dei deceduti, sono 2.254. 73 pazienti, veniamo alle ospedalizzazioni, 73 pazienti, meno 3 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, 14 più 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 2.081 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.024 tamponi molecolari e 3.951 test antigenici. E sono 10 le regioni e le province autonome che risultano classificate a rischio moderato, secondo quanto si apprende nel monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore della Sanità, Ministero della Salute. La Sicilia diventa gialla ed è classificata a rischio moderato, ma con un'alta progressione di escalation nei prossimi 30 giorni. Le restanti 11 regioni risultano classificate invece a rischio basso. Rischio moderato, oltre che per la Sicilia, che però ha superato le soglie per i ricoveri, si trova al 19,4% e le intensive al 12,1%. Il rischio moderato, come detto, riguarda anche la nostra regione, l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, la Liguria, il Piemonte, la Puglia, la Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Trento. E continuiamo con la pagina Covid, perché sul lungomare di Fossa Cesia 4 giornate di Open Day per la somministrazione dei vaccini. L'iniziativa è rivolta ai cittadini della Costa dei Trabocchi, ma anche ai turisti in vacanza. Più siamo, prima vinciamo contro il Covid. 4 giorni di vaccini in riva al mare. Nella scuola dell'infanzia sul lungomare di Fossa Cesia è possibile ricevere la propria dose senza bisogno alcuno di prenotazione. E per intercettare i giovani della Movida, ci spiega il sindaco di Giuseppe Antonio. Sta andando bene, veramente bene. Sono giorni in cui dalle 16 alle 21 c'è gente che correttamente fa la fila, aspetta di farsi il vaccino. Quindi grazie alla ASL, grazie soprattutto ai volontari, grazie a tutti gli operatori, grazie ai medici, grazie a chi si prodiga per far vincere la lotta contro il Covid. Io sono contento, come sono contento anche molti sindaci che ospitano, che generosamente i comuni si danno da fare assieme alla ASL per far fronte, insomma, all'esigenza di estendere il più possibile il servizio di vaccino nel territorio della nostra ASL. L'iniziativa è partita lunedì scorso, ripetuta anche mercoledì e questo pomeriggio, e terminerà domenica. Qui si somministrano circa 50 dosi al giorno e potranno vaccinarsi anche i turisti che si trovano in vacanza a Fossa Cesia. Effettivamente abbiamo dato un servizio ai tanti turisti. Quest'anno abbiamo avuto un boom, la nostra economia si basa sul turismo in particolare, e hanno avuto questo servizio. Ci sono stati molti turisti che sono venuti qui in questa sede che ospita il centro vaccinale a farsi il vaccino. Ed è stato allestito un hub vaccinale ad Avezzano, dove tra oggi e ieri hanno trovato accoglienza più di 500 afghani giunti in Italia dal loro paese. Il sito messo a punto dalla Croce Rossa Italiana con il coordinamento e contributo della Protezione Civile ospita numerose famiglie con tantissimi giovani. Sono già arrivati i primi profughi dall'Afghanistan, che hanno bisogno ovviamente di una prima accoglienza, di prime cure, ma soprattutto di primo ristoro dopo la fuga dall'incubo, la possiamo definire in questo modo. La Regione Abruzzo, il Dipartimento di Protezione Civile, sempre presente anche nei contorni di questa emergenza umanitaria mondiale. Assolutamente sì, è la solidarietà dell'Abruzzo che si esprime attraverso i nostri volontari, volontari della Protezione Civile regionale, che si esprime anche con questa struttura, perché è una
struttura della Regione Abruzzo, il centro merci della Marsica qui ad Avezzano, quindi siamo a fianco alla sofferenza, così come siamo a fianco delle emergenze anche in questo periodo estivo, così come sappiamo tutti essere a fianco i nostri volontari anche della lotta al Covid, no? Attraverso le vaccinazioni nei vari centri distribuiti in tutta la regione. Per quanto riguarda l'accoglienza dei profughi afghani, vogliamo dare i dettagli tecnici, nel senso del campo base, le tende, le strutture, quello che è stato messo a disposizione? Insieme alla Croce Rossa e al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile stiamo allestendo questi campi, dovrebbero essere in tutto tra i 4 e i 5, ogni tenda può ospitare circa 15-20 persone, a seconda ovviamente se ci sono bambini, cerchiamo ovviamente di mantenere i nuclei familiari uniti, la loro permanenza qui è diciamo così, relativa al periodo di quarantena che debbono osservare per la regolamentazione nazionale, dopodiché verranno distribuiti sul territorio nazionale a seconda di un piano che il Ministero dell'Interno sta curando attraverso le prefetture. Alcuni potrebbero però permanere anche in Abruzzo nei centri di accoglienza? Assolutamente sì, noi abbiamo fatto una ricognizione nelle strutture alberghiere dell'Abruzzo, già abbiamo individuato circa 100-120 posti letto, per cui anche in questo caso la solidarietà dell'Abruzzo si manifesta in questo senso. Parlo sempre della parte di quarantena, le prefetture comunque si stanno attivando, le prefetture dell'Abruzzo, per cercare poi attraverso la loro rete strutture capaci di accoglierli in maniera più stabile. A 3 settimane dal suono della prima campanella a tenere banco e soprattutto la problematica del trasporto pubblico degli studenti, la CGIL chiede alla tua chiarezza su come si effettueranno i viaggi. Temo che sia trascorso un anno inutilmente. Noi ci trovavamo lo scorso anno ad affrontare le stesse problematiche. Alla vigilia dell'apertura di un anno scolastico avevamo il problema del distanziamento sui mezzi pubblici, del dover diversificare l'orario d'ingresso nelle scuole, e al momento noi riscontriamo lo stesso identico problema. Purtroppo c'è stata intanto una mancanza di programmazione, c'è stata una mancanza di utilizzo delle risorse. Io voglio ricordare un dato molto importante. I governi che si sono succeduti durante la fase pandemica hanno stanziato oltre 1 miliardo di euro per garantire i servizi aggiuntivi. Ebbene, rispetto a questa imponente cifra, le regioni hanno utilizzato appena il 20% di queste risorse. Quindi adesso ovviamente alla vigilia dell'apertura della scuola, anche potendo garantire l'80% di riempimento dei pullman, è chiaro che se non si interviene ancora oggi aumentando i servizi e diversificando l'orario d'ingresso delle scuole, noi ci ritroveremo ad avere gli stessi problemi che abbiamo avuto lo scorso anno. Ci sarà un confronto a breve tra le parti interessate? A Pescara già c'è stato comunque un primo confronto organizzato dalla prefettura? Guardi, a livello nazionale c'è sicuramente un confronto, ieri c'è stato un confronto tra il ministro Giovannini, la ministra Gelmini e i presidenti delle regioni. È atteso un nuovo vertice all'inizio di settembre. A livello locale questo confronto purtroppo non c'è, o quantomeno non è omogeneo ad esempio a livello regionale. Sappiamo che c'è stato un interessante confronto anche lo scorso anno, devo dire, con la prefettura di Pescara, e che ha visto il coinvolgimento delle imprese di trasporto e ovviamente degli istituti scolastici, ma anche delle parti sociali, però questo confronto purtroppo è venuto meno nelle altre province, e credo che sia un fatto grave, perché dover parlare di garanzia di dover rispettare quelle che sono le norme Covid senza coinvolgere gli attori principali, che poi sono il personale che sta a bordo dei mezzi di trasporto e che devono vigilare non soltanto sul Green Pass, come ad esempio per i servizi a lunga percorrenza, ma anche per il corretto utilizzo della mascherina e anche per il distanziamento di 1 metro. Ancora disagi al pronto soccorso dell'ospedale civile di Pescara, soprattutto a causa della carenza di medici. Il capogruppo dell'UDC Massimiliano Pignoli, che nei giorni scorsi aveva incontrato i vertici ASL, è pronto a tornare alla carica per sollecitare interventi sull'organico.
più che la carica, a verificare ciò che ci eravamo detti e scritti all'interno ovviamente di un verbale stilato, firmato da me, approvato via web dal direttore generale Ciamponi e firmato dal direttore sanitario Antonio Caponetti. Avevamo stilato dei punti, ci avevamo detti e ci eravamo dati 2 settimane di tempo, perché sono andato il 13 agosto, quindi a cavallo appunto del Ferragosto. Adesso è il momento di tornare e verificare quali punti sono stati adempiuti rispetto a delle idee che avevamo lanciato all'interno di questo verbale. Lei aveva toccato un po' con mano quello che accade nel pronto soccorso di Pescara qualche settimana fa, adesso soprattutto preoccupa proprio la carenza di medici, la carenza di personale sanitario. Mi era stato assicurato che al ritorno dalle ferie dei medici, quindi la turnazione delle ferie, quindi diciamo dalla prossima settimana sostanzialmente, sarebbero stati delegati a scendere sotto in pronto soccorso dei cardiologi, dei geriatri e insomma altre figure mediche per potenziare appunto il pronto soccorso per quanto riguarda le visite mediche. Già questo potrebbe essere e sarebbe un buon risultato. Ovviamente c'è da migliorare tante altre cose che sono scritte in quel verbale, tipo un infopoint per i parenti che restano fuori, per sapere ovviamente soprattutto riguardante le persone anziane, perché poi le persone diciamo giovani e meno anziane al cellulare possono comunicare con i parenti attraverso il cellulare. Per queste persone anziane o per le persone che arrivano ovviamente incoscienti all'interno del pronto soccorso, sapere quale tipo di situazione versa il proprio parente, un potenziamento di barellieri, perché ovviamente ho assistito anche a una situazione di mancanza di barellieri, c'erano persone che aspettavano, una sistemazione più adeguata dei pazienti che aspettano, perché c'erano tutti assembrati, insomma c'erano delle situazioni che bisognavano migliorare, perché il pronto soccorso è bello, ma i problemi erano quelli vecchi del pronto soccorso tra virgolette vecchio. Per cui prossima settimana tornerò insieme al mio amico e collega di partito Berardino Fiorilli per verificare ciò che abbiamo scritto corrisponda praticamente a realtà. Il 3, 4 e 5 settembre a Lanciano si svolgerà la 59esima edizione della Fiera dell'Agricoltura. Sarà la prima fiera a livello nazionale a svolgersi in presenza. Torna a Lanciano la Fiera Nazionale dell'Agricoltura. Dopo lo stop di un anno a causa della pandemia, si è finalmente giunti alla 59esima edizione. E torniamo con un'edizione speciale, chiamiamo così, della ripartenza a settembre, che è una data un po' particolare, che non era quella tradizionale di aprile, quindi diciamo che portiamo avanti questa edizione come un'edizione speciale. Come sempre da tutta Italia, 150-160 espositori che verranno un po' da tutte le regioni d'Italia, forse anche qualche presenza estera che quest'anno però purtroppo è stata un po' penalizzata dagli eventi appunto del Covid, che in certi casi non permette determinati trasporti. Il 3, 4 e 5 settembre ci saranno oltre 150 espositori da tutta Italia e la Fiera della Ripartenza, ha commentato il Presidente. E infatti questo è il primo evento di questo tipo a livello nazionale che si svolgerà in presenza. E come da DPCM, per accedere sarà necessario il Green Pass. Il Green Pass è assolutamente obbligatorio, lo controlleremo all'ingresso, quindi invitiamo tutti i probabili visitatori a munirsi di Green Pass per l'accesso, dovremo purtroppo impedire l'accesso a chi non lo ha. In più siamo stati anche obbligati in questo caso a definire un numero massimo di persone presenti all'interno della manifestazione, ed è previsto che ci siano non più di 3.000 visitatori contemporaneamente presenti all'interno dell'area espositiva. 200 ore di musica dal vivo, 100 artisti, villaggio celtico, atmosfere da Temple Bar e una selezione di 16 birre. A Notaresco torna dal 2 al 5 settembre l'Abruzzo Irish Festival. Questa mattina la presentazione dell'evento in provincia di Teramo.
Quest'anno 2021 è la settima edizione speciale per l'emergenza Covid dell'Abruzzo Irish Festival, in cui i nostri visitatori potranno visitare in sicurezza, grazie agli ingressi contingentati, il numero limitato di persone che possono entrare, e avremo un'atmosfera, a differenza degli altri anni che era molto più casinaro, un'atmosfera molto più intima, ma degli spettacoli e della musica molto più ricercati. Troverete sicuramente tantissimi gruppi, avremo oltre 100 ore di musica non stop in 5 palchi, avremo una quindicina di birre irlandesi che potrete degustare, avremo food irlandese ma anche qualcosina di abruzzese, un mercatino con oltre 80 banchi in stile celtico irlandese, in più ci saranno rievocazioni, accampamenti celtici, combattimenti, arcieri e tanto altro. Essere Druido 2021 è una sorta di percorso che abbiamo fatto con un'associazione che in realtà è realmente un clan di druidi. Loro vivono in questa comunità e si accamperanno proprio lì con le loro tente e vivranno lì e spiegheranno a tutti i visitatori cosa significa essere druidi, quindi cosa significa la vita dei druidi, cosa significa un anziano e un giovane all'interno della loro comunità. Come tutti gli altri anni, questo festival ci porta tanto impegno, ma mai come quest'anno, date le nuove normative Covid. Abbiamo messo a disposizione per tutti i turisti che arriveranno un bus navetta che sarà sia a nord che a sud del paese e garantirà il trasporto di tutti. Sono 7 anni che abbiamo avuto appunto la fortuna di incontrare questi magnifici ragazzi dell'associazione Innocent Smith e con loro ci siamo appassionati insieme dell'Irlanda e infatti non escludiamo in un futuro chissà un gemellaggio. È stata presentata questa mattina alla stampa la quarta tappa del campionato italiano FISV di stand-up paddle organizzato dal Surfing Sports di Pescara con il patrocinio del comune e che si terrà nella giornata di domani. Pescara non si ferma, oggi siamo qui in sala giunta per presentare l'ennesimo evento sportivo di respiro nazionale e internazionale. Facciamo un passo indietro perché lo scorso 25 aprile nei pressi della Maronnina c'è stato il primo evento dedicato al SAP e a distanza di 4 mesi Pescara è stata nuovamente scelta per la quarta tappa nazionale del campionato italiano, quindi davvero un grandissimo successo, siamo molto soddisfatti. Per l'ennesima volta il turismo e lo sport si uniscono per realizzare un binomio perfetto. Saranno più di 100 concorrenti provenienti da tutto il territorio nazionale e internazionale e l'evento si svolgerà sabato 28 e domenica 29 presso lo stabilimento Le Hawaii. Ci sarà da avere tanto divertimento perché insomma il meteo non sarà dalla nostra parte sfortunatamente, quindi avremo un evento da affrontare, ma siamo sicuri che avendo i migliori in Italia ci sarà tanto spettacolo, quindi invitiamo tutti a venire a vedere questo sport e a venire a vedere questa gara. E questo servizio ci introduce all'ampia pagina di sport con la vigilia di campionato in Serie C per il Pescara, che domani sera allo stadio Adriatico Cornacchia inizia l'avventura in campionato contro l'Ancona Matelica di Gianluca Colavitto. Auteri conferma la buona condizione dei biancoazzurri e presenta così il torneo che sta per cominciare e che vede il Delfino come una delle squadre favorite al successo finale. Guardi, le prime di campionato hanno sempre un sapore un po' particolare. Comincia un torneo, in questo torneo ci saranno delle partite che faranno classifica, i punti che si perdono non tornano più, per cui mi viene da ridere o da sorridere a pensare solo che qualcuno possa pensare cosa. La forza di una squadra si manifesta in campo e non attraverso le teorie oppure quello che magari gli addetti ai lavori dicono, si manifesta in campo. Per quello che mi riguarda si accetta il confronto con le altre. Affrontiamo una squadra che è già rodata, che viene da una stagione l'anno scorso importante, che hanno mantenuto lo stesso impianto. Questo non significa che avranno vantaggi su di noi, perché come ho detto prima noi abbiamo fatto un ottimo lavoro, stiamo bene, ho grande fiducia in questo gruppo. Poi domani cominceremo a giocare partite importanti, partite che faranno classifica, ho detto prima i punti che lasci non torneranno più. Abbiamo voglia, motivazione, determinazione,
E sappiamo che in questo momento Pescara è anche un ambiente un po' così, tra virgolette, un po' particolare, perché c'è un po' di delusione, ma noi non dobbiamo fare caso a nulla e dobbiamo far rinnamorare i nostri tifosi, che sono sicuro quelli veri passionali non vedono l'ora, e noi abbiamo questo dovere. Se noi riusciamo a fare questo, guardate che di conseguenza faremo tutto il resto, vinceremo le partite e faremo anche un buon calcio. Stanno tutti bene, anche Giambò, che prima della partita di Coppa Italia stava seguendo un percorso di lavoro personalizzato, ha recuperato in pieno, quindi stanno tutti bene. Galano è a disposizione, abbiamo parlato dopo un periodo in cui insomma lui aveva altri desideri, adesso è pienamente con noi. E quindi è un giocatore che, anche se ha svolto una parte di lavoro insomma in alcuni momenti a parte, è un giocatore che dal punto di vista fisico sta discretamente bene, ma soprattutto è importante che stia con noi. Inizio stagione non vale solo per noi, vale per tutti. Squadre che stanno al massimo non ce n'è, ma noi stiamo bene. Se per rispondere a questa domanda, stiamo bene. Stabilire percentuali non è semplice, ma stiamo bene, che è un concetto molto ampio, e stiamo ancora meglio rispetto alla gara con l'Olbia, che è stata la prima di Coppa Italia. Questo è anche abbastanza normale. Io sono contento di come abbiamo lavorato, siamo pronti e stiamo bene. Abbiamo cominciato con i tempi giusti, era un po' di anni che non mi accadeva di lavorare, abbiamo cominciato per tempo, sì, abbiamo avuto qualche dispersione durante questo periodo di lavoro, giocatori che sono arrivati un po' dopo, ma ormai questo col mercato praticamente sempre aperto è quasi la consuetudine. Questo ti sottrae qualcosa dal punto di vista del lavoro, però complessivamente secondo me siamo riusciti a formare un buon gruppo, il mercato non è ancora chiuso, sappiamo che servirà integrare ancora qualcosina, ma nel frattempo domani abbiamo una partita importante dove dobbiamo fare una prestazione importante da squadra, come poi dovremo continuare a fare sempre. È chiaro che giochiamo in casa, derby, non derby, avversario, non avversario, si comincia a giocare, giocheremo per il 3 punti, giocheremo per vincere, ma sappiamo che per fare questo avremo bisogno di fare una prestazione di un certo tipo. E domani sera debutto in campionato anche per il Teramo a Chiavari contro la Virtus Entella, una delle squadre più attrezzate del girone. Non convocato Valentini, con Bernardotto ancora in ritardo di preparazione, il tecnico biancorosso Federico Guidi dovrebbe confermare la formazione che ha ben figurato in Coppa Italia col tridente d'attacco Chiere Mateng, Birligea, Malotti. Partirà dalla panchina K, che potrebbe andare via negli ultimi giorni di mercato. La presentazione del match nelle parole dell'allenatore biancorosso. Sappiamo che troveremo di fronte a noi un avversario costruito per vincere il campionato della propria rosa, calciatori che provengono da categorie superiori, quindi sappiamo che è un avversario ostico, ma detto questo a noi ci deve interessare poco. La mentalità che ci deve contraddistinguere è quella di provarci sempre, dove i calciatori siano protagonisti, e quindi noi metteremo in campo la stessa mentalità con la quale avete visto il Teramo nelle prime uscite stagionali, sapendo che tutto ciò può anche non bastare. Però l'unica cosa che chiederò alla squadra è quella di non avere rimpianti al 90esimo. Noi dobbiamo fare tutte le cose che abbiamo provato, ognuno di loro deve esprimersi al massimo delle proprie potenzialità, poi se al 90esimo gli avversari saranno stati più bravi, gli daremo la mano, però prima di batterci o di precluderci di farci risultato, sicuramente troveranno un Teramo che sul campo vuole provare a vincere la partita, a fare sicuramente una prestazione molto positiva. Ho dei dubbi, ancora la formazione non è assolutamente stilata, sappiamo che sia Nigel che Daniel stanno facendo bene, dobbiamo però noi, io non sono solito valutare la partita solamente nella parte iniziale, ma cercando anche di incidere dal punto di vista sia della qualità che anche dell'intensità a partita in corso, quindi valuteremo tutta la strategia di gara fino all'ultimo minuto disponibile per poi
cercare quelle che sono le sensazioni più positive per entrare dal primo minuto o per coloro che dovranno poi far svoltare la partita a partita in corso. Al 99,9% non ci sarà la riforma e quindi non avremo la frenesia di andare alla ricerca dei primi 5-6 posti che imporrebbe la nuova riforma. Noi a questo punto l'obiettivo è quello di figurare, di fare di entusiasmare il pubblico, di mettere in mostra calciatori, di valorizzare le potenzialità che abbiamo in rosa senza disdegnare nessun tipo di risultato, però questi sono gli obiettivi della società. E andiamo in casa Virtus Entella a sentire il tecnico Gennaro Volpe, che non avrà Chiosa e Morra, mentre sembrano recuperabili per la prima di campionato Paolucci e Morosini. Il tecnico dei Liguri non si fida dei biancorossi e carica i suoi per la gara del comunale. Inizia il campionato, inizia un percorso tutto nuovo, un campionato difficile, lo sappiamo, e dove ci dovrà essere sempre massima attenzione, massima concentrazione, perché le partite sono tutte importantissime. E arriva al comunale subito una squadra che questa categoria la conosce molto bene. Che esame sarà? Che Teramo ti aspetti? Ma mi aspetto quello che mi aspetto da tutte le squadre, che venderanno cara la pelle. Teramo è una buona squadra, buone qualità, però è chiaro che giochiamo in casa, noi abbiamo una squadra con dei valori, questi valori dobbiamo dimostrarli sul campo, che è l'unica cosa che conta. Dobbiamo aspettarci un'Entella feroce, aggressiva fin da subito, oppure paziente come la settimana scorsa, pronta a sbloccarla magari anche nel secondo tempo facendo girare il pallone? Dobbiamo aspettarci un'Entella che deve migliorarsi in ogni allenamento, in ogni partita. È chiaro che sappiamo che dobbiamo migliorare, però è anche vero che è iniziato un progetto nuovo, e quando ci sono dei progetti nuovi bisogna avere pazienza e fiducia, perché i cambiamenti richiedono tempo. Che sguardo hai visto nei tuoi ragazzi in settimana? Credo che l'inizio del campionato è sempre un momento di così adrenalinico, c'è la giusta tensione, perché abbiamo fatto tutto quello che è necessario per arrivare pronti a questa prima partita di campionato. In settimana è arrivato Rada, che tipo di giocatore è? Cosa potrà dare all'Entella? È un ragazzo giovane, è un ragazzo che l'anno scorso ha fatto molto bene, è chiaro che se è stato preso sono state intraviste delle qualità tecniche e umane per essere inserite in questo gruppo qua. È chiaro che ha bisogno di un po' di tempo di adattamento, perché è arrivato solo da pochi giorni, quindi credo che già da domani possa dare un contributo alla causa. Ultima cosa, la settimana scorsa avevi detto che è bello sentire nuovamente il boato del comunale, domani si potrà riproporre questa situazione e l'importanza dei tifosi? L'augurio è che ci sia sempre più gente allo stadio, perché è chiaro che avere il tifo dalla tua parte ti dà sempre quel valore aggiunto che ti fa dare sempre qualcosina in più. Adesso parliamo di volley, un roster in buona parte rinnovato e senza il capitano Michele Simoni. L'allenatore della Moa Concept Ortona, Nunzio Lanci, presenta la stagione e confida di potersela giocare in un girone di A2 molto competitivo, dove Bergamo, secondo Lanci, è la principale favorita. Nunzio Lanci, e sono 10, e già questa è una grande soddisfazione, decimo anno consecutivo di A2. Avete rischiato di non iscrivervi, invece avete messo su una bella squadretta, lo possiamo dire? Sicuramente sì, per come siamo arrivati sul mercato con un mesetto di ritardo siamo riusciti ad allestire un buon roster con i ragazzi, insomma, che alla fine sono tutti acquisti di qualità. Squadra completamente nuova, però insomma io sono convinto che ci siano le motivazioni giuste per fare bene. Con l'arrivo di Pessoa, col brasiliano, siete a posto nel rispetto dei ruoli, naturalmente. Manca un pezzo però storico, Simoni, l'ex capitano. Curiosità, quale sarà il capitano della prossima stagione? L'hai già deciso? Io non ho ancora, sinceramente non ho ancora deciso chi sia il capitano. I ragazzi ci conosceremo e poi alla fine, insomma, all'ultimo momento valuteremo quali possono essere le scelte migliori. Sì, questo è il primo anno senza un impavido di lunga data, però
si riparte con la voglia giusta. Michele ha fatto una scelta di vita più che una scelta di pallavolo e quindi va rispettata in tutti i sensi ed è giusto così. Riprendo il filo del discorso precedente e chiudo. Ho detto è una bella squadretta, potremmo fare come realtà abruzzese numero uno ancora una volta una bella figura come negli anni scorsi. Ma guarda, io ho sempre detto che il nostro obiettivo è quello di giocare una bella pallavolo, lavoreremo per quello, i presupposti ci sono perché la squadra ha delle buone individualità e anche delle buone qualità, dovremo ricostruire un'identità come lo è stata precedentemente, però io sono contento, oramai abbiamo un metodo di lavoro che è abbastanza consolidato, è un campionato difficile, un po' particolare, tante trasferte lontane, quasi tutte quante al nord, pochissime giù, ci sono tanti bei roster, per salire ce ne sono tante, c'è Bergamo, c'è Castellana Grotte, ce ne sono abbastanza, secondo me quella più quadrata è sicuramente Bergamo che ha cambiato pochissimo e quei due innesti che ha fatto sono mirati e sicuramente di qualità, poi insomma il nostro obiettivo è giocarsela con tutti quanti e fare sempre del nostro meglio. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it oltre che sulle nostre pagine social. A me non resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e augurarvi una buona serata.